Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Oggi svuotiamo il cestone degli empties. Ho controllato, il mio ultimo video risale a 5 mesi fa, quindi quelli che sono qui dentro, vi assicuro che il cesto è pieno e pesantissimo, sono tutti prodotti beauty, skincare, capelli, qualsiasi altra cosa che io ho terminato in questi ultimi mesi. Escludo da questo video soltanto il make-up perché vorrei fare un video a fine anno, quindi a fine 2022, dedicato soltanto ai prodotti di make up finiti, quindi vi mostrerò insomma tutto ciò che non è make up, ovviamente il 98% di tutto quello che sta qui dentro. Cominciamo perché sarà un video lungo, io ho già mal di gola, sento già le corde vocali che mi chiedono pietà, spero che non vi addormenterete. Vi ricordo prima di cominciare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, potete farlo cliccando qui sotto nell'info box e mi raccomando venite anche a trovarmi sul mio profilo Instagram Giovanna Lovison. Come sempre io vi ricordo che tutti i prodotti che menziono, così come tutti i prodotti che indosso sia a livello di make up che a livello di abbigliamento, accessori nei miei video, sono sempre linkati qui sotto nell'info box, ovviamente qualora il prodotto sia ancora disponibile. Il rossetto che ho addosso oggi merita una menzione, è un campioncino, si tratta del Dior Matte Balm nella tonalità 100 Nude Look, uno dei colori iconici della gamma rossetti Dior, è stato appunto declinato anche in questa variante matte in formula balsamo. Io l'ho indossato oggi per la prima volta, è raro che io tenga in considerazione i campioncini perché di solito non me li faccio mai dare e penso che questo sia stato infilato in qualche ordine, non lo so, comunque è stupendo, stupendo, mi sa che domani vado da Sephora e me lo compro. Io ho un rapporto amore-odio con Dior, ma per quanto riguarda questo rossetto per il momento direi che è sicuramente amore. Via, andiamo che il sole mangia le ore. Allora, i primi due flaconi che vi mostro sono anche le cose più ingombranti dell'intero cesto, sono due flaconi da un litro ciascuno del Wild Douche Atoderm di Bioderma, il detergente corpo che sapete uso ormai da diversi anni, uso soltanto lui, formula in olio ma non per niente grasso, non per niente unto, vi lascia con una bella sensazione di pulito, con la pelle liscia ma non priva la pelle di quella diciamo barriera cutanea che la mantiene in forma, ecco. Poi ho un flacone di acqua micellare Garnier, questa è la bifase con olio d'argan, che sapete essere una delle mie acque preferite del mondo. Essendo bifasica, avendo una formula appunto anche leggermente grassa, mi aiuta anche a rimuovere il trucco occhi, cosa che non faccio con le solite acque micellari classiche perché altrimenti dovrei sfregare troppo. Ho terminato poi due maschere per capelli, ho qui, poi ce ne saranno altre, però intanto vi mostro queste. La prima, questa qui con il pack ad orsetto, è la Briogeo Don't Despair Repair, nella versione però Honey Moisture Deep Conditioning Mask. Mi è piaciuta, è una buona maschera per capelli mediamente secchi, per proprio dare un effetto idratazione. Però vi segnalo che intanto è una maschera limited edition che esce soltanto in determinati periodi dell'anno, solitamente nel periodo invernale, e poi negli ultimi anni rispetto a questa che è la versione originaria la formula è stata un pochettino modificata, è diventata, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, vegana, quindi non c'è più il miele ma c'è l'aceto di miele come ingrediente diciamo star del prodotto. Questa qui io l'avevo comprata penso 3 anni fa ormai, ne avevo fatto scorte perché era edizione limitata, ne avevo prese più di un flacone e quindi ce l'ho ancora per quel motivo, ma adesso la formula non è acquistabile al momento, aspettate Natale ed è un po' diversa. Di Hairburst ho terminato il milionesimo flacone della maschera Long and Healthy Hair Mask. Questa è una maschera dalla consistenza definirei media perché non è una di quelle maschere dense e pastose, ma non è neanche una di quelle liquide che sembrano un balsamo, no? Che vi colla giù da tutte le parti. Non risulta pesante sul capello ma lo idrata molto molto bene. Mi piace sia utilizzarla come impacco pre-shampoo ma anche dopo il lavaggio. Ha un buonissimo profumo di cocco e avocado, se non ricordo male, cocco e avocado, molto buono. E niente, una delle mie maschere preferite negli anni, ne ho terminati anche qui diversi barattoloni. Poi, per quanto riguarda la protezione solare viso, ho finito Hawaiian Tropic Aloha Care Face Protective Sun Lotion,
Matte Skin SPF 30. Questa è la linea protezione solare ma effetto matte. Non mi è dispiaciuta affatto, anche se devo dire che ho preferito i solari di questa linea per il corpo piuttosto che quella per il viso, perché è vero che dà un effetto matte ma è abbastanza spessa, quindi vi dà un po' la sensazione di qualcosa di pesante sul viso. Non alla vista, però sentite che avete applicato un prodotto con un determinato peso, insomma, non con una formula sottilissima. Però, insomma, mi sono trovata bene e l'ho finita volentieri. Dermorealizema crema ultra idratante di Relief, anche qui uno dei pochi prodotti che utilizzo sul corpo, perfetta per la pelle secca o molto molto secca, anche che si squama, e anche per chi ha una sensibilità particolare, quindi non sopporta insomma prodotti con fragranze o prodotti con attivi che possono risultare aggressivi, vuole qualcosa di molto nutriente ma anche basic, definirei, insomma, senza troppi fronzoli ma che fa il suo lavoro. Poi ho terminato il Capture Youth Intense Rescue Serum in olio revitalizzante di Dior. Questo è un prodotto skincare molto particolare che mi è piaciuto tantissimo. Come suggerisce il nome, è un siero in olio, ovvero è come se fosse una sorta di olio un po' più acquoso, passatemi il termine. Non è una formula bifasica, è proprio... Queste due consistenze convivono nella stessa formula, non va shakerato, non è una formula che si separa. Idrata piuttosto bene, io ho preferito sempre utilizzarlo la sera piuttosto che durante il giorno, e mi lasciava un bel effetto idratato, della pelle idratata morbida al mattino dopo. Quindi trovo che sia la giusta via di mezzo tra chi vuole un prodotto un po' più denso del classico siero ma non una cosa così idratante o che abbia la consistenza tipica degli oli. Ho terminato un flacone del Resurrection Aromatic and Wash di Aesop, che è l'unico sapone umani che usiamo in questa casa perché ne siamo dipendenti. È un prodotto costoso sicuramente, ma personalmente ne vale la pena perché mi fa sorridere ogni volta che mi lavo le mani. Poi ho terminato un Cutex Care Nail Polish Remover senza acetone, un leva smalto. Questo lo trovate su Look Fantastic, prezzo ottimo per essere un flacone anche così grande di 200 ml. Mi sono trovata bene, non è efficace come quello di Essie, che appena il cotone tocca l'unghia scioglie lo smalto e quindi vi fa sfregare un attimo di più, però è anche più delicato, insomma, e non secca l'unghia, quindi devo dire che mi sono trovata bene. Poi abbiamo un detergente viso The Organic Pharmacy Rose and Chamomile Cleansing Milk. Questo è il detergente per pelli normali, secche o sensibili. Un buon latte detergente, formula bella densa, ricca. Quasi lo potreste usare come se fosse la prima fase della detersione, perché è abbastanza grasso, scioglie anche molto bene il make up, ma si sciacqua anche velocemente, non lascia residui grassi. Ha un profumo di rosa molto molto intenso, cosa che non me l'ha fatto amare fino in fondo, perché io con l'odore di rosa ho un po' dei problemi, specie quando è così pungente, però il prodotto mi è piaciuto molto. Salicylic Acid Exfoliating Scalp Treatment The Inky List. Questo è un esfoliante liquido chimico a base di acido salicilico, quindi beta idrossiacidi, che ha una proprietà sia di esfoliazione superficiale che di esfoliazione un po' più profonda. Lo applico sul cuoio capelluto prima del lavaggio, lo tengo in posa 10 minuti quando voglio che il lavaggio sia più intenso, quando voglio sgrassare bene, pulire molto a fondo il capello e anche rimuovere eventuali residui di secchezza sulla cute. Lo adoro, piccolo prezzo ma grande grande risultato. Voglio provare anche la versione all'acido glicolico, che non ho ancora mai provato, quindi la prossima volta mi sa che ordinerò quella. Poi Yves Loom Cleanser, questo è il burro struccante di Yves Loom, mi è piaciuto molto, profumo erboso di spa che mi ha fatta impazzire, consistenza bella densa, bella ricca e bella grassa, scioglie molto bene il make up, però ha bisogno di essere diciamo sciacquato molto bene e anche di ripassare tassativamente un secondo detergente per rimuovere tutti i residui, anche se è poco perché sono solo 100 ml e il prezzo è molto alto,
però devo dire che ne basta veramente una briciola, perché appunto è molto molto intenso e quindi vi dura davvero un casino. Quasi mi sono scocciata perché non vedevo l'ora di terminarlo, insomma, soprattutto perché lo alternavo ad altri prodotti della stessa categoria. Poi, struccante occhi Glossier Milky Oil Waterproof Makeup Remover. Quanto mi è piaciuto questo struccante occhi, delicato ma efficace, formula bifasica, non troppo grasso, quindi non è uno di quei prodotti che vi lascia il residuo unto, finisce negli occhi, vi lascia con la vista tutta appannata. Peccato che sia un po' rognoso da reperire. Potete utilizzare il servizio di triangolazione con gli Expa, che io ho usato anche più volte, mi trovo molto bene, non è neanche eccessivamente costoso, onestamente, per farvi arrivare Glossier dalla Francia. Però se devo essere onesta, fare tutto sto casino ogni volta che mi serve uno struccante occhi, insomma, mi sembra un po' esagerato, quindi se capiterà lo ricomprerò, però non corro a farne scorta, ecco. Crème pour le cou Sisley Paris, crema per il collo. Allora, io non ho ancora 800 anni, quindi non ho ancora, diciamo, la pelle che cade magari da aver bisogno di una crema collo, oppure da poter vedere risultati strabilianti dall'utilizzo costante di un prodotto di questa tipologia. Però è anche vero che se compro un prodotto così costoso mi aspetto qualcosa, cioè voglio vedere qualcosa. Zero. Ho utilizzato con costanza questo prodotto, insomma, perché ero ostinata, volevo un po' terminarlo, un po' vedere, insomma, se ci sarebbero stati miglioramenti o cosa. Zero. Ripeto, non ho il collo particolarmente segnato, anche se ho le collane di Venere, che sono queste, non so se le vedete, sono queste rughe orizzontali che, se la vostra muscolatura si muove in quel modo, vengono segnate, insomma, dalla postura, dai movimenti. Io le ho, c'è chi geneticamente non le ha. Zero, cioè non è cambiato niente, e per il prezzo che ha questo prodotto, onestamente, devo dire che ho provato qualche prodotto di Sisley a livello di skincare, non tantissimi, avrò provato 4-5 cose, non mi ha mai fatto impazzire niente, quindi meglio così, forse meglio così. Non metto in dubbio che siano ottimi prodotti, però non mi hanno conquistata. Burro corpo Caudalie Therapist, burro corpo vegano rilipidante, buono buono buono. Non ho più ricomprato questo burro nutriente al profumo di mandorla, semplicemente perché è bello denso, stiamo andando incontro alla bella stagione, quindi ho comprato sempre la versione Caudalie Therapist, ma la lozione, quella in tubo, e ne parleremo presto, quindi sto utilizzando adesso quella, sto provando quella, però mi sono trovata veramente molto bene, se avete la pelle molto secca e anche sensibile va benissimo. Shampoo, mamma, 1, 2 e 3, ne ho qui 3. Tre shampoo, allora, Coco and Eve Super Hydrating Shampoo, buono, mi è piaciuto molto, buon profumo di cocco, ma non è quel cocco bonbon di malizia, no? Troppo stucchevole, veramente molto buono, un cocco con una punta di floreale forse, che lo rende un po' più adulto come fragranza. Mi è piaciuta molto la consistenza, faceva una bella schiumetta non troppo intensa, mi dava una bella sensazione di pulito, ma effettivamente andava a idratare il capello senza appesantirlo, quindi molto molto buono, mi è piaciuto molto. E poi qui ho due prodotti di fasce di prezzo completamente diverse, ma che posso equiparare in un certo senso. Allora, il primo è il Dercos Vichy Anti Dandruff Shampoo Trattante, e l'altro è il Philip Kingsley Flaky Itchy Scalp Anti Dandruff Shampoo. Sono entrambi due shampoo rivolti alla forfora. Ora, io non ho la forfora, e perché usi questi shampoo, mi direte voi? Perché è da un po' di tempo che, anche se non ho mai avuto nessun tipo di problema a livello di capelli o di cuoio capelluto, sto sperimentando, ve l'avevo già raccontato, una parziale secchezza del cuoio capelluto, irritabilità del cuoio capelluto, e anche a volte, anche se non sempre, noto che i capelli si sporcano prima. Cosa che non mi è mai successa, mai, e mi manda veramente al manicomio. Allora, entrambi questi shampoo
mi hanno aiutata, perché mantengono, come se pulissero più a fondo il cuoio capelluto e rimuovessero eventuali residui di cute, proprio di pelle. Fa schifo a dirlo, però funzionano. Il Vichy è molto più abbordabile e economico, il Philip Kingsley costa un po' di più, mi è piaciuto anche di più, devo dire la verità. Ho trovato ottimo anche il Vichy e l'ho anche utilizzato più volte nel corso dell'ultimo anno, anno e mezzo, per carità. Però se dovessi scegliere tra uno dei due, isolando il fattore prezzo, io direi che sceglierei questo, nonostante appunto il Vichy mi sembri un'ottima, ottima alternativa, mi sia piaciuto moltissimo. Eucerin Urea Repair Replenishing Face Cream con 5% urea. Questa è una crema viso che io ho utilizzato durante l'inverno, l'ho usata anche l'anno scorso, adoro. Prezzo veramente piccolo, ma perfetta per nutrire la pelle senza appesantirla, soprattutto se avete, come me, delle zone aride del viso in inverno che possono presentare anche delle screpolature, perché l'urea è un ingrediente perfetto, perché va a rimuovere queste screpolature, questo eccesso di pellicine, no, in superficie, senza risultare aggressivo e senza andare a seccare assolutamente la pelle. Quindi questo per me è un prodotto davvero ottimo con un prezzo molto piccolo. Per quanto riguarda i capelli, vedo qui altre due maschere, ne ho usate un casino perché è da un bel po' di mesi ormai che, dato che ho accumulato una mole veramente importante di prodotti da utilizzare e voglio dare il giro più possibile alle cose, perché odio gli sprechi e lasciare le cose lì mi manda a quel paese, ho deciso di passare dall'utilizzo di shampoo più balsamo all'utilizzo di shampoo più maschera. Ne uso una quantità ridotta rispetto a quella che utilizzerei facendo una maschera vera e propria, però utilizzo dopo ogni lavaggio un po' di maschera. So che molti sostengono che la maschera non sia lo stesso, non abbia lo stesso identico utilizzo del balsamo, e lo capisco, insomma, non dico che non sia così, però in questo momento della mia vita è una cosa che funziona. Uso la maschera soltanto sulle estremità inferiori dei capelli e la tengo in posa qualche minuto e poi sciacquo via. Qui ho due maschere terminate, anche qui due punti di prezzo completamente diversi, ma due grandi caratteristiche che le rendono diverse. Allora, la Sephora Hydrating Mask, questa qui, è ottima per il rapporto qualità-prezzo, ma anche e soprattutto per come idrata molto bene i capelli anche senza appesantirli. Questa è perfetta anche per i capelli fini, per chi vuole usare una maschera ma è terrorizzato da qualcosa che sia troppo grasso, denso, che non si riesca a risciacquare, che lasci il residuo sui capelli. Ottima. Invece la Kérastase Chronologiste Masque Intense Regénérant è stupenda sotto due punti di vista. Primo, l'odore è intenso, ve lo dico, identico al profumo Coco Mademoiselle di Chanel, identico. Se vi piace quel profumo o se usate quel profumo e volete un prodotto che vi aiuti a implementare la fragranza, questo è il prodotto per voi. Questa, al contrario della Sephora, è una maschera più ricca, più intensa, infatti ne utilizzavo di meno, ma che lascia sui capelli un velo di seta di luminosità pazzesco, veramente pazzesco. Io adesso ho da provare un'altra maschera di Kérastase che ha il pack bianco, non quella bianca e arancione, quella bianca e dorata, non ricordo a memoria il nome, però la provo, poi vi faccio sapere. Questa mi è piaciuta veramente tanto, 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 però un potere idratante più intenso. Abbiamo poi un altro struccante occhi waterproof L'Oreal. Questo è il mio struccante occhi da supermercato preferito, piccolo prezzo, formula bifasica, funziona molto bene. L'unica cosa che odio è il flacone, perché è impossibile erogare da qui il liquido senza che parta una colata di prodotto che si espanda dappertutto, quindi sono anni che spero che cambino il pack, spero che arriverà il momento in cui io sarò accontentata. Elemis Pro Collagen Eye Revive Mask, questa è una maschera occhi che potete utilizzare in dosi diciamo un po' più generose come maschera oppure in dosi più centellinate come crema occhi. Mi è piaciuta molto perché idrata molto bene ma non appesantisce e ha un finish matte, quindi si può usare anche di giorno senza sotto il trucco, senza che rischiamo che correttore e fondotinta colino via.
Tonico Ole Eriksen Glow 2 OH Dark Spot Toner, tonico ad alta potenza alfa idrossiacidi anti macchie. Quali sono gli alfa idrossiacidi? C'è scritto solo alfa idrossiacidi, non c'è scritto altro, non ho la confezione di carta. Penso glicolico. Niente, allora, io ho un problema con le mie dark spot, con le mie macchie, perché le macchie sono rognose, ma dipende tutto dal tipo di macchia che avete, perché si fa presto a dire macchia, ma che macchia ha, che macchia è, che natura ha, che intensità ha, che profondità ha, perché ci sono macchie come quelle piccoline che rimangono dopo che vi va via un'imperfezione, quindi macchie post infiammatorie che tendenzialmente sono abbastanza superficiali e vanno via nel giro di qualche settimana, un mese, due mesi, insomma dipende da quanto la vostra pelle come si dice quando la pelle dal ciclo del turnover cellulare, no? Dalla rigenerazione, da quanto dura il vostro ciclo di rigenerazione cellulare e che il cui processo può essere aiutato da prodotti come questi. Se però le vostre macchie hanno una natura un po' più infima, tipo le mie, che sono macchie di melasma, che quindi sono macchie radicate in quel punto specifico della pelle, che vanno anche in profondità e che sono comandate non dall'esterno, da ciò che succede sulla vostra pelle, ma da condizioni interne, tipo ormoni, tipo utilizzo di farmaci o cose del genere, ecco lì, mi dispiace, ma prodotti come questi non fanno niente. Non ci spendete manco un euro. Io sono tanto felice perché spesso qualcuno di voi mi dice: ah, per le macchie prova questo, prova quell'altro, prova quest'altro. A me è andato bene, ha funzionato. Io vi ringrazio veramente tanto, ma le mie macchie non vanno via con i medicinali, con i prodotti di farmacia, con i prodotti sotto prescrizione medica, quindi non posso pensare che vadano via con il cosmetico, quindi basta. L'inverno prossimo segnatevelo, perché qui lo dico, qui lo prometto, laser, andiamo a fare il laser e vediamo se le cose cambiano. Due detergenti di Caudalie pre-revamp, quindi pre-restyling, Mousse Nettoyante Fleur de Vigne. Anche questo è un prodotto che esiste ancora nella gamma, solo che ha un pack, un nome nuovi. Carina, una buona mousse. Io non amo le mousse detergenti, sono poche quelle che mi piacciono. Lei mi è sembrata carina, però niente di che, insomma, ecco, non è proprio il mio. E qui invece abbiamo Vino Pure Gel Nettoyante Purifiant Gel Purificante. La linea, questa linea qui è quella dedicata alle pelli miste grasse o impure. Quanto mi è piaciuto questo detergente, intanto perché d'estate, quando la mia pelle diventa un po' mista, no? Questo è un detergente che non la secca assolutamente, non è aggressivo, ma diciamo sgrassa un po' più in profondità. E in più questo profumo, sentite il fischietto, questo profumo erboso che mi manda veramente in paradiso, mi è piaciuto tantissimo. Di Airburst abbiamo anche il For Stronger Thicker Looking Air Men's 2-in-1 Shampoo e Conditioner. Questo l'ha utilizzato Marco, è un prodotto che fa parte della linea Airburst per uomo, ha un profumo di mela verde molto delicato, anche qui c'è il connubio tra mela verde e menta, non è un mela verde, una mela verde di nuovo bonbon di malizia, cioè non pensate a una cosa di questo tipo, funziona molto bene l'accoppiata, c'è un profumo masculo, buono, e a lui è piaciuto molto, si è trovato molto bene, capelli morbidi ma non per niente appesantiti, anche se è un prodotto che contiene sia shampoo che balsamo, e niente, penso che glielo ricomprerò perché gli è piaciuto moltissimo. Poi crema piedi Heal Genius di Soap & Glory, carina, niente di che, la sua fama secondo me è smisurata rispetto al prodotto, però insomma, questa è la mia opinione. Scrub per capelli Sephora, gommage lavant-cheveux menthe poivrée, gommage capelli menta piperita, non è più in produzione, esiste una versione diversa che credo abbia il profumo anche qua di mela verde, ma è un mela verde bonbon di malizia, non è per me, però insomma la vecchia versione mi è sempre piaciuta molto, mi dava un bel effetto purificante, anche un po' frizzantino sul cuoio capelluto.
Adoro Christophe Robin Masque Fondant Hydratant all'aloe vera, un'altra maschera stupenda. Questa più che una maschera a me è sembrata un balsamo a livello di consistenza, perché era abbastanza sottile, una formula poco spessa, ma anche qui un prodotto che lascia i capelli veramente morbidi, setosi. Mi è piaciuta tantissimo, è anche un profumo ottimo, davvero ottimo. Garnier Ambre Solaire Antietà Super UV Creme Protettivo con acido ialuronico SPF 50 UVB UVA UVA lunghi protezione alta IP FSP più. Super. Questo è un solare per il viso dal prezzo veramente piccolo, perché costa 10 euro, ma che secondo me vale molto molto di più. Si trovano tranquillamente solari per il viso economici, ma di buoni così, di così efficaci, ma anche piacevoli da utilizzare tutto l'anno, anche sotto il trucco, tutte le mattine, secondo me ce ne sono pochi, e questo è un prodotto ottimo. Etichetta azzurra con acido ialuronico, esiste anche l'etichetta rosa con glicerina per pelli più secche, ma questo è tra tutti il mio preferito. L'ho terminato, ma lo ricomprerò assolutamente, perché secondo me è super. Ah sì, questo è una travel del Salicylic Acid di Dainty List, esfoliante per cuoio capelluto. Poi Origins Ginseng Into the Glow Brightening Serum. Questo l'ho comprato perché un anno fa il brand ha fatto una campagna marketing pazzesca su questo prodotto, l'hanno inviato a tutti, si vedeva dappertutto, e io lì lo volevo provare anch'io, perché mi incuriosiva, perché sulla carta questo è un siero perfetto per le mie esigenze, per i miei gusti. In realtà piacevolissima la formula, sottile, questa texture quasi gel sorbetto, molto piacevole, profumo agrumato super, quindi molto piacevole da utilizzare, ma a livello di effetti su di me ha dato un po' di idratazione e basta, non ho notato nessun miglioramento della luminosità della pelle, niente. Vichy Mineral 89 Probiotic Fraction, questa è la versione diciamo più indicata per le pelli sotto stress, quindi le pelli che hanno, non lo so, irritazioni, oppure che sono state stressate dagli agenti esterni, che hanno fatto trattamenti un po' invasivi, che hanno bisogno di un'idratazione più profonda, del Mineral 89 Booster, che sapete è il prodotto che io adoro. Mi è piaciuto molto, mi sono trovata molto bene. Preferisco la versione Booster semplicemente perché quella mi dà proprio un effetto, una sensazione di una cascata d'acqua sul viso, ma questo, se avete la pelle irritata o molto sensibile, è perfetto. Io l'ho utilizzato quando ero sotto idrochinone, in quel caso la mia pelle aveva un'esigenza particolare, e mi è piaciuto veramente tantissimo. Alpha H Liquid Gold with Glycolic Acid, questo è un esfoliante liquido, un tonico esfoliante, un esfoliante liquido, chiamatelo come volete. Penso sia uno dei più famosi del mondo, forse uno dei primi nella sua categoria, nato ancora prima che spopolasse la mania collettiva per i prodotti esfolianti. Buono, mi è piaciuto. Anche qui un prodotto che purtroppo speravo mi aiutasse con le macchie, però non l'ha fatto, quindi le mie macchie proprio zero, cioè proprio chi se ne... Io passavo sopra il dischetto e loro così. Però al di là di quello, per quanto riguarda la compattezza, il tono della pelle, la rimozione delle cellule morte, mi è piaciuto veramente tanto. By Thierry Baume de Rose Le Stick Lèvre, questo è il celeberrimo Baume de Rose di By Thierry, ma nella versione matitone. Io odio sprecare i prodotti, è una cosa che sapete detesto, cioè se anche, non lo so, una crema viso proprio non mi piace, ma ce l'ho lì, ce l'ho aperta, io piuttosto la finisco sulle gambe, ma la finisco, cioè odio buttare le cose. Se butto via qualcosa è perché proprio non ci siamo. Allora, questo non so se riesco a farvi vedere quanto ce n'è, tanto così, ok? Ce n'era ben di più, quindi insomma l'ho utilizzato per un bel po' di tempo, non lo sopporto, cioè proprio non ce la facevo più, ho detto basta, via. L'attici, cioè è, a parte anche qui l'odore di rosa molto pungente che non è il mio, però non è tanto quello il discorso, ma qua sulla mano non si vede, ma vi dà, ha questa consistenza cerosina e vi lascia sulla pelle questo colorino lattiginoso orrendo,
orrendo, veramente orrendo, che finisce negli angolini del... No, guarda, cioè proprio non riesco neanche a pensarci perché è una cosa proprio che mi disgusta e l'effetto sulle labbra è orrendo, sembra che vi si sia seccata la bavetta sulle labbra. No, non è proprio il mio, mi dispiace, però promuovo a pieni voti il Fresh Sugar Advance Therapy, che questo sì che è nelle mie corde, è uno dei balsami nella versione Advance, quindi nella versione diciamo più intensa, più curativa di Fresh. Lo adoro, favoloso, profumo buonissimo, idrata bene le labbra senza appesantire, non è eccessivamente lucido, pricey, però mi piace tantissimo. Qui abbiamo, oh che triste, allora, ho rotto la mia spazzola wet brush. Non vi dico la paura che ho preso, cioè era una sera, questa è la, non mi ricordo neanche il nome, però ho visto che non la vendono più purtroppo, quindi non riuscirò neanche a linkarvela qua sotto. Questa è la spazzola pensata per l'asciugatura dei capelli, vedete che dietro non è chiusa, ma è, cioè ha queste righe, però è vuota, serve appunto per far passare l'aria del phon. Quindi questa è una spazzola che voi dovreste utilizzare finché passate il phon per, non so, alzare le ciocche, distribuire il calore più uniformemente, di qua e di là. Io mi stavo asciugando i capelli con questo, a un certo punto sento, cioè praticamente la mano sulla quale stavo, con la quale stavo facendo un po' di forza per tenere la spazzola, tipo ha fatto così, è partita perché si è rotta la spazzola e ci sono rimasta malissimo perché appunto non si trova più da un bel po' di tempo, però mi piaceva. Avendo le setole di cinghiale, questa era una spazzola perfetta per dare ai capelli quell'effetto, intanto evitare l'effetto elettrostatico che vi fa diventare i capelli elettrici, ma anche per renderli più setosi. E purtroppo niente, è andata, non posso aggiustarla e ho provato anche a utilizzarla così, ma mi scotto le mani, insomma, quindi pazienza, l'era è finita. Profumo Gucci Mémoire d'une Odeur, buono, 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 buono. Questo è un profumo davvero molto particolare. Io non sono un'esperta dei profumi, lo sapete, e ho anche grossi problemi con le fragranze che mi danno fastidio, che mi scatenano emicrania, quindi non sono una che va in giro a provare profumi a destra e manca o che li cambia spesso. Ok, chi è che mi chiama qua? Pronto? Però questo è un profumo che io non avevo mai sentito prima, cioè niente di quanto io avessi mai annusato nella mia vita me lo ricorda. Ha decisamente una base, non so neanche se è base o testa, non lo so, però testa se lo sento subito, comunque ha una forte presenza di camomilla, ma è una camomilla che riuscite a decifrare, ma che non vi dà l'idea di una tisana che si sta raffreddando, cioè è buonissimo, è veramente molto elegante, molto sofisticato secondo me, adatto, a me piace di più durante l'autunno-inverno, però secondo me anche in primavera, finché non arriva caldo, si può utilizzare, oppure se vi piace che ve frega, lo potete usare tutto l'anno, perché non è che stiamo qua a farci le pippe. La vita è una, usiamo quello che ci piace, quindi ci mancherebbe altro. Buono, veramente buono. Quando capitate in profumeria, annusatelo, perché secondo me è davvero un prodotto, un profumo memorabile. Yepoda The Make My Day Cream, questa è la crema giorno di Yepoda. Buona, 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 bella idratante, anche nutriente, ma non pesante, ne basta poco, quindi questo flacone mi è durato un sacco di tempo, interminabile, e perfetta anche se avete la pelle un po' sensibile e irritata perché contiene centella asiatica, che sapete è perfetta per lenire rossori, infiammazioni, non infiammazioni, scusate, irritazioni o cose del genere. Kiehl's Iris Extract Activating Treatment Essence, finalmente ho finito questa essence di Kiehl's, buona, molto buona, bella idratante, non ho notato altre proprietà al di là di uno strato in più di idratazione, è una delle poche essenze che io abbia mai provato e terminato, devo dire la verità, però mi sono trovata bene, mi è piaciuta, di certo non la ricompro perché ne ho altre da provare, insomma vorrei provare qualcosa di nuovo. Manicò Sachet Away nel Polish Remover. Allora, questo è un leva smalto di questo brand specializzato nelle unghie, è un brand tedesco. Ce l'ho, insomma, questo acetone non è niente di che. Avevo, non so neanche perché l'ho buttato qua. Io ero stata contattata dal brand per provare alcuni dei loro prodotti. Mi avevano inviato, insomma, un pacco, avevo provato i loro prodotti, non mi ero trovata bene, quindi non avevo poi, non ve ne avevo parlato, insomma, non avevo
accettato la collaborazione, e questo è l'unico prodotto che invece ho terminato, perché gli altri li ho, gli altri no, invece questo sì, quindi ecco, però non, niente di che, ecco, niente di che nell'acetone né il resto. Vichy Lift Active Supreme Hyaluronic Acid Epidermic Filler, questo è un altro prodotto di Vichy che ho terminato di recente, siero all'acido ialuronico, buono, 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 mi sono trovata veramente bene. Non ha quell'effetto riempitivo, riempirughe, rimpolpante, filler che tanti decantano dell'acido ialuronico, però ha un bel effetto idratante, molto molto bello, quindi lo approvo sicuramente. Dijon Frida, che è il mio brand per capelli prefe della vita, lo sapete, ho terminato due prodotti, shampoo e conditioner della linea Detox and Repair con avocado e tè verde, mi sono piaciuti molto, belli, idratanti, nutrienti senza essere pesanti, ottimo profumo, mi è piaciuto veramente un sacco. Continuo a preferire la linea Fritzy's Flawless Straight, ma questi secondo me sono ottimi. Gli altri sono 10, questi sono 9,5, quindi insomma ottimi anche loro. Sash Vit Top Coat, l'unico top coat che io utilizzi per lo smalto. Smalto Essie e Sash Vit è la mia accoppiata della vita, quindi ne ho finito soltanto uno, strano, promossissimo. Hand Food di Soap & Glory, questa è la crema mani dello stesso brand di prima. Sì, mi è piaciuta, però anche qui, da quanto ne avevo sentito parlare nella vita, mi aspettavo chissà che alla fine molto meglio può da lì. Sephora Ben Soin Ongle e Cuticule all'olio di camelia. Questo è un bagnetto, cioè uno di quei prodotti che hanno il flacone con la spugna imbevuta e un buco in mezzo, e voi prendete il dito e lo infilate dentro e fate cic 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 cic, oppure lo tenete dentro, come vi pare. Questa non è la versione leva smalto, che invece ha il pack rosso, è la versione appunto trattamento, quindi è imbibita di una soluzione nutriente per andare a nutrire l'unghia e le cuticole. Pack vecchio come il cucco, io non so da quanto Sephora non venda ste robe qua, ma semplicemente perché ne avevo fatto scorta a suo tempo quando la linea era andata in esaurimento. Buon prodotto, mi sono trovata bene, ce l'avevo sul comodino e lo utilizzavo quando volevo appunto prendermi cura delle mie cuticole. Poi ho una serie di mini size, eccole qua, tutte le mini size del brand Aoga Skincare. Questa è la linea completa Brightly Clean, il detergente in mousse, Fresh Detox, tonico idratante addolcente, i due sieri C-Bomb, siero viso illuminante, e Utilizeer, siero viso anti-age, e la crema Hydra Lumina, crema viso idratante. Questi prodotti di Aoga mi sono piaciuti veramente tanto, li avevo utilizzati quasi un anno fa ormai, mi erano piaciuti veramente tanto, ottimo il brand, non ho più avuto modo di provare i loro prodotti, poi non li ho ricomprati perché sono piena di roba, però vi devo dire che mi ero trovata davvero molto bene, quindi se avete sentito parlare del brand e magari non lo conoscevate, non sapete bene, sappiate che da parte mia il feedback è sicuramente positivo. Effaclar Duo Plus, trattamento anti imperfezioni, devo ancora dire qualcosa su questo prodotto, penso di no, ma lo farò lo stesso. Trattamento anti imperfezioni numero 1 della storia, è un prodotto che potete utilizzare direttamente sull'imperfezione, sulle aree interessate, su tutto il viso. Se avete la pelle mista grassa può diventare la vostra crema giorno, se invece avete la pelle secca lo utilizzate tra il siero e la crema o comunque prima dell'idratante. Funziona molto bene, non secca la pelle, non è irritante come possono esserlo a volte altri trattamenti specifici per imperfezioni, ma funziona davvero. Io ne ho comprati nella mia vita penso 35 e ho in arrivo anche il 36esimo, quindi non ho intenzione di smettere. Coda Livino Perfect Serum Eclat Anti-Tache, anche qui il siero famosissimo anti-macchie di Codali ha funzionato sulle mie macchie? Assolutamente no, ma proprio zero, però un bel effetto pelle compatta e luminosa, quindi quello sì, lo utilizzo essendo un siero antimacchie che non dà fotosensibilizzazione perché non ha ingredienti che reagiscono appunto con il sole, è un prodotto che io utilizzo sempre d'estate, prima di, lo tengo al mare, prima di uscire di prendere il sole io applico questo. E poi abbiamo Spotlight Oral Care Toothpaste for Whitening Teeth dentifricio sbiancante di Spotlight Oral Care, lo trovate su Look Fantastic, favoloso, il mio dentifricio preferito,
L'Anolips 101 Ointment Multipurpose Super Balm. Ecco qui, quando dicevo prima che se butto una cosa vuol dire che proprio non ne posso più, e questo è il caso. Io il trattamento 101 di Nanolips lo odio, scusate, ma è veramente grasso di foca, ma non fa niente, cioè se lo metto sulle labbra sento il grasso di foca, poi tipo dopo un'ora non ho più niente, ma le labbra sono più secche di prima, quindi per me è un no. Adoro altri prodotti di Nanolips, ma non quello. Christophe Robin Scrub Lavan Purifiant, questo è un mini size di uno scrub lavante, quindi shampoo più scrub al sale marino di Christophe Robin per il cuoio capelluto. Mi è piaciuto veramente molto, molto molto, profumo mentolato fresco, molto buono, e era una mini size, però può essere che lo ricompri. Good Molecules Pure Cold Pressed Rosehip Seed Oil, quindi è un olio di rosehip, cos'è? La rosa canina, pressato a freddo. La pressatura a freddo di solito avviene per mantenere inalterate le proprietà del prodotto, dell'ingrediente che stiamo andando a pressare per produrre olio. Ho provato qualche prodotto di Good Molecules, onestamente non mi sono trovata bene con nessuno, quindi ho anche deciso di interrompere, insomma, il mio rapporto con il brand. Io ricevevo semplicemente i loro prodotti, ero nella loro PR list, però insomma ho chiesto di essere rimossa perché non mi trovavo bene con i loro prodotti, insomma. Questo è un olio che io ho finito aggiungendone un paio di gocce alla crema corpo, perché sul viso non mi piaceva, era veramente molto 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 grasso. Ecco. Poi abbiamo una serie di maschere, di trattamenti, vediamo un po' cosa c'è. Ah no, aspetta, prima abbiamo le ampolle Lift Active Specialist Peptide C Ampoule Anti-Age di Vichy. Queste mi sono piaciute tanto, era un kit di ampolle. Quante ce n'erano? 10, 14, non mi ricordo. 10 ampolle da utilizzare, metà ampolla la mattina, metà ampolla la sera. Quindi erano dei boost di vitamina C praticamente, effetto illuminante, effetto energizzante, insomma antiossidante. Mi sono piaciute veramente tanto, veramente veramente tanto. Ho anche quelle all'acido glicolico, che però non ho usato quest'inverno, penso terrò da parte, ma queste mi sono piaciute moltissimo, tra i pochi trattamenti in ampolle che secondo me funzionano davvero. Poi maschere viso, allora di Sephora abbiamo la The Peeling Mask Glow Booster, buona, mi è piaciuta, esfoliante con acidi di frutta. The Seaweed Mask, questa è a base di alghe, gel d'alghe, mi era piaciuta anche questa, insomma buone entrambe, rapporto qualità-prezzo sicuramente positivo. Poi ne ho alcune di Foreo, ma di certo non le ho tenute tutte perché le uso continuamente. Allora, ho terminato una confezione di Foreo Coconut Oil, maschera nutriente. Queste qui sono le maschere grandi che coprono tutto il viso, che possono essere utilizzate da sole, quindi come una maschera in tessuto classica, oppure ci potete abbinare il Foreo UFO 2, che è quello che serve appunto per implementare l'effetto delle maschere in tessuto, quindi lo potete comprare, potete comprarle anche se non avete il Foreo, oppure se avete anche il Foreo Luna. Ho terminato una confezione di quelle coconut oil, buone, e poi ho qui, non so perché, forse non ho tenuto la scatola di cartone, però ho terminato anche il pacco di quelle alla rosa bulgara e al green tea. Rosa bulgara idratante e purificante green tea. Buone tutte e tre, veramente buone tutte e tre, mi sono piaciute molto. E poi ho soltanto due bustine delle Make My Day, che invece sono le maschere in tessuto circolari da utilizzare per forza di cose in abbinata con Foreo UFO 2. Sono tra le mie preferite queste qui, quelle idratanti. Poi ho terminato dei patch labbra, ne ho diversi, di Patchology, Flash Patch Hydrating Lip Gels, la cosa più inutile sulla faccia della terra, sono queste bocche di silicone che appiccicate sulla bocca e se state in piedi sbrisciano giù, se state buttate non potete neanche respirare perché se respirate il patch si gonfia e si seccano in 4 secondi, le labbra sono tali uguali a prima perché non vi sembra che nessun prodotto sia stato assorbito, per carità. Poi abbiamo due super maschere viso in tessuto idratante.
L'Oreal Paris The Replumping Mask Revitalift Filler con acido ialuronico, buona buona buona. Questa è la miglior maschera idratante low cost con acido ialuronico in tessuto che io abbia mai provato, super. E questa poi è la Vital Hydra Solution di Dr. Jart Plus, che è favolosa, fantastica. Ha un... Il materiale di cui è composta è talmente sottile che aderisce alla pelle in modo incredibile, tant'è che prendete doppia paura quando vi guardate allo specchio, perché è aderito talmente tanto bene che sembra che la vostra pelle sia semplicemente strana, tipo una geisha, e non che ci sia del tessuto sopra, favolosa. In più c'è talmente tanto siero dentro che riuscite anche a farvelo collare sul palmo quando la maschera si sarà un po' seccata e dare una ricarica di prodotto. Coconut Oil Serum Eye Patch Too Cool for School, questi non mi sono piaciuti niente, sono patch occhi, non so neanche se li vendono ancora, così grossi, cioè sono enormi, praticamente se avete il viso piccolo tipo il mio vi coprono tutta la guancia. Uno degli ingredienti qui dentro è l'olio di cocco. L'olio di cocco non è che sia proprio un grande ingrediente per il viso, perché può occludere i pori o comunque può creare imperfezioni, insomma, può congestionare un po' la pelle. Ecco, a me sono uscite tipo due imperfezioni qua e una qua. Piccoline, però comunque sono uscite dopo che li ho utilizzati, quindi no grazie. Patch occhi al melograno di Sephora, questi patch sono sempre carini, li tengo in frigo, li metto su, hanno un livello di idratazione buono che li mantiene bagnati a lungo, quindi vi lascia un bel effetto decongestione. E poi questa, oh, ho menzionato soltanto queste due come maschere idratanti prefe, ma aggiungo anche questa, Mineral 89 maschera fortificante riparatrice di Vichy, ottima anche questa, anche qui avete un sacco di siero, potete anche... applicarne un po' prima, poi applicare la maschera, applicarne un po' dopo quando si sta seccando, ed è favolosa. Rispetto alle altre costa un pelo di più, però quando l'ho trovata in promo secondo me conviene farne scorta per quando avete la pelle secca. Ragazzi, vi ho mostrato tutto, il mio cesto è vuoto, è colato qualcosa lì sotto dopo da una pulita, e niente, questi erano tutti i prodotti terminati degli ultimi 5 mesi, non male direi, è vero che compro e ricevo tante cose, però insomma ne faccio anche fuori, quindi la cosa mi gasa, mi dà soddisfazione, ecco. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, spero che possiate aver trovato qualche spunto interessante magari per i vostri acquisti, o possiate avermi sentito parlare di qualche prodotto che vi incuriosisce o che può fare il caso vostro. Domande, dubbi, richieste, non dovete far altro che lasciare un commento qui sotto, rispondo sempre a tutti, ricordatelo sempre. E niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, perché questo è il modo più grande che avete di sostenere me e il mio lavoro, quello proprio di iscrivervi al mio canale, di unirvi a questa nostra community, quindi vi prego fatelo se non l'avete ancora fatto. E nulla, io vi mando un bacione grande, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!